parata a festa di scritte inneggianti a Casa Savoia e imbandierata di tricolori, la capitale dell'impero ha salutato con immenso giubilo ed entusiastico omaggio l'arrivo del nuovo viceré Amedeo di Savoia Aosta. Visione impressionante di entusiasmo e di fede fascista offerta dai nazionali e l'esultante devozione e la riconoscenza dimostrate dagli indigeni sono state dominate dall'affermazione splendente di forza delle nostre armi attraverso il magnifico schieramento e al campo delle corse, dove si è svolta una grande rivista militare alla quale hanno preso parte anche le forze fasciste di Addis Abeba, inquadrate in 3 reggimenti di formazione.